Bella ragazzi, finalmente si esordisce in Europa League. Come andrà a finire contro la prima squadra? Per far continuare la serie, arriviamo a 20 like. Bentornati nel canale di Mister Pepe. Andiamo avanti con la nostra carriera del Milan. Siamo all'1 settembre. Innanzitutto andiamo a leggere le nostre email. Resoconto mensile della primavera. Allora, Gabriele Moretti, sì. Terzino sinistro, va bene. Antonio Marino, sì. Però lo userei ancora perché comunque è ancora piccolo. E Casadei, sì. Allora, come vi ricordo, come nella scorsa puntata, che siamo senza il terzino sinistro, quindi ci serve come il pane. Intanto si è fatto male Rodriguez, che pareva. Giustamente ci è andata di fortuna, visto che abbiamo appena trovato il sostituto, che è infatti quello della primavera, che adesso non mi ricordo il nome, adesso andiamo a cercare. Com'è che si chiamava? Non mi ricordo più il nome, ragazzi, di quello là. Un secondo che lo andiamo a cercare, però non c'è. Allora, vabbè, ah, è vero. Raga, io sono abituato. Allora, vediamo un attimo i nostri giovani. La nostra primavera. Alberto Mariani, no. Terzino sinistro, anche centrale, no. Davide Costa, portiere, centrocampista, sì, dai. Conti, no. 50.000 euro, no. E Gasperoni, sì. Direi di sì, dai. Gasperoni ci sta. Ultime mail, che pareva, trattativa sfumata per Insigne, ok. Offerta di trasferimento per Ignacio Abate, 8 milioni e 8 dall'Atletico Madrid. Questa, più che andrò a trattare, proverei a fare la delega, visto che comunque quest'anno ancora non ho provato, perché l'anno scorso non c'era sta roba qua della delega, quindi proverei a fare una bella delega. Allora, delega, ok, offerta di partenza, farei 15 milioni, perfetto, e non vendere meno di 14. Va bene così, proviamo sta cosa qua della delega, vediamo come funziona. Perfetto, possiamo uscire da qua. Allora, fatemi dare un'occhiata qua allo staff. Ah, ok, già in Italia. Allora, terzino sinistro, Moretti, per qua dobbiamo promuoverlo, non è messo male comunque, dai. Cioè, secondo me con un po' di allenamento potrebbe essere un buon sostituto di Barreca o di Rodriguez, quindi io l'andrei a sostituire, però prima voglio avanzare. Tanto Borini ha vinto è stato il giocatore del mese, è stato annunciato. Scusate per l'altra volta che abbiamo detto pallone d'oro. Ah, 8, ancora 8 milioni e 8 ancora. Ah, ok, però ha cambiato. Ma io ho fatto la delega, quindi devono decidere loro se aumentarla o no, perché comunque a me Ignacio Abate non serve. Io ho sia Conti e Calabria come terzini destri, quindi Abate mi sarebbe di troppo. Se lo riesco a vendere bene, se no lì lo proverei. Me lo terrei pure per quest'anno, più per far sfiatare gli altri. Ok, andiamo a fare i nostri primi allenamenti della puntata. I soliti, Cutrone, Niang, Vergara e Pizzarri. Pizzarri sta salendo bene, 67 per ora. Allora, vediamo come va. Cutrone non ha una B, Niang una D, Vergara una C e Pizzarri una C. Bene, dai. Cutrone si avvicina a 75. Allora io avanzerei ancora un po'. Avanziamo che ci avviciniamo alla terza di campionato, scusate.
Allora, due mail, ecco, trattativa interrotta per Abate, vabbè la conferenza stampa me ne frega niente, tanto mi... Ah, abbiamo la Lazio, bella sta partita con la Lazio, un'altra conferenza stampa, quante conferenze stampe ci arrivano? Tanto siamo saliti di fiducia della dirigenza, siamo a 90, allora prima di fare la partita andrei a leggere le altre mail, ah ok, sempre la stessa mail della conferenza stampa, va bene. Ok, allora, gioca partita, perfetto. Ah, siamo a Roma. All'Olimpico ci giocherei con questa maglietta qua che è bella, nera con le righe rosse, ci sta. Ok, perfetto. La formazione è questa, sì, 4-3-3, leggenda, 5 minuti, nuvoloso. Perfetto, andiamo alla partita. All'Olimpico di Roma, ragazzi, cerchiamo altri 3 punti per mantenere comunque la promessa di arrivare tra le prime tre. Perché, come sapete, comunque l'anno prossimo voglio rientrare in Champions League. Anche se la mia vera idea sarebbe fare il triplete subito al primo anno, vincendo Europa League, Campionato e Coppa Italia. Però la formazione sì, c'è o non c'è. Però in caso non riusciamo a vincere il campionato, perché comunque beh, c'è Juve, Inter, tutte le altre che sono belle forti, sarebbe buono arrivare diciamo fra le prime tre. Anzi, tra le prime quattro mi sembra, perché l'anno prossimo mi sembra che ne salgono che qua, le prime quattro vanno in Champions. Grazie alla nuova regola che hanno fatto lì la UEFA. Tanto conti per Cicciretti. Cicciretti vede libero Verdi. Ancora Verdi. Verdi si ferma, si gira. Verdi in mezzo di testa ed è gol. Subito gol. Patrick Cutrone 1-0 Milan. Bella così sotto la curva. Esulta subito il Milan al quarto minuto del primo tempo. Rivediamo il replay. Intanto Cutrone, primo gol in Serie A. Lazio subito colpita e affondata, primo acuto del Milan al quarto minuto. Vediamo la Lazio come se la gioca. E sbaglia ancora di nuovo la Lazio, ma recupera Felipe Anderson. Ancora per Nani, Nani sulla sinistra, finta di Nani, controfinta, vede Alberto, Alberto indietro, ancora la Lazio con Parolo, Parolo per Immobile. Occhio Immobile alto, Immobile. È pericoloso. Intanto Gigio ribatte. Gigio per Leo Bonucci. Leo Bonucci vede Barreca a sinistra. Ancora Barreca. Barreca che vede Di Francesco. Di Francesco si fa fregare la palla dalla Lazio. Dai, Di Francesco, però ti devi svegliare. Aia, credevo che era. Qua, boh, qua non si è capito niente. Ancora il Milan che cambia lato. Barreca Conti, il nostro asse difensivo. Conti non sa cosa fare, cerca Cicciretti, Cicciretti che retreggia per Bonucci, Bonucci per Di Francesco, Di Francesco, Di Francesco di mezzo, no, non ci arriva Verdi, Verdi di tacco, sbaglia tutto, chiude bene la Lazio, che prova a ripartire, ancora la Lazio che cambia lato, ancora la Lazio. Finta di Immobile, Immobile vede libero Luis Alberto, ancora la Lazio con Lena, indietro per Savic, Savic per Felipe Anderson, cerca di rubare la palla a Barreca, ancora la Lazio con Immobile, Immobile sbaglia l'appoggio e chiude bene Romagnoli, Romagnoli lunga per Cutrone, Cutrone prova a mandarla a Verdi ma chiude bene ancora la Lazio che prova a ripartire con Parolo. Parolo per Savic, 1-2 Parolo Savic ancora. Diciamo, la difesa sì, dai, in difesa ci sta comunque. Di più è l'attacco, cioè Verdi Cutrone sì, si capiscono, però ancora Di Francesco, vabbè, comunque essendo nuovo si deve ancora capire. Intanto finisce il primo tempo. 1-0 a Roma, buon primo tempo, diciamo, dai, abbiamo qualche problemino in attacco, ancora. Si devono capire i giocatori, cioè di più di Francesco perché comunque è nuovo. Vediamo al secondo tempo cosa riusciamo a fare. Fallo! Che cavolo!
Parlo per il Milan, dopo il centrocampo. Tanto Dembélé va dal Borussia Dortmund, va al Barça per 55 milioni e mezzo. Fai i conti. No, voglio far battere la Barreca però. Barreca, 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 Barreca. No, Baselli, Barreca, Baselli, scusate. Ok, vediamo in mezzo. Che c'è Cutrone? Vai Cutrone di testa. Cutrone di testa la prende male, cavolo. Prova a ripartire ancora la Lazio, siamo al 60esimo. Ancora la Lazio, mancano 20 minuti alla fine. Contropiede veloce, immobile indietro per Parolo. Parolo finta per la Lega, immobile, ancora immobile per Luis Alberto. Luis Alberto in mezzo, manona di Gigio, spazza via il Milan con Bonucci. Bonucci per Cutrone. Cutrone vede libero Verdi, ancora Verdi. Chiudiamola, chiudiamola. Verdi, Verdi, e si butta. Angolo Milan. Dai, non stiamo soffrendo. Ci sta, intanto esce Parolo. Angolo Milan, dai. Angolo Milan la chiude il portiere della Lazio, rinvia e fischia l'arbitro. No. Un tocco e fischia l'arbitro e si vince a Roma, si mantiene il primato a pari punti perché non siamo primi solitari. Verdi 8 e 8, 46, 54. Non è uscita male come partita comunque. Ma aspettavo un qualcosina di più dal nostro Verdi, cioè dal nostro Verdi, dal nostro Di Francesco, però beh, qua andrei a fare gli allenamenti. Si è bloccato, no? Allora abbiamo due mail, gli allenamenti e l'esordio in Europa League contro l'Arca qualcosa che non so pronunciare il nome, però vabbè, ci sta. Come squadra abbiamo un girone facile, diciamo, di Europa League, non è molto difficile come girone, comunque ti potrei passare pure da primo. Se vorrei, rei, scusate l'italiano. Ok, secondo allenamento con i soliti Cutrone, Niang, Vergara, Pizzarri. Almeno alleniamo un po' il nostro portiere. Sì, ok, abbiamo i portieri, però Antonio Donnarumma lo voglio vendere. Cutrone doppia C, Niang una B, Vergara una A, sale di 1 di overall e Pizzarri B. Anche Vergara è un buon difensore comunque da tenere sott'occhio. L'ho avuto sia nel Torino che nella carriera del Parma con Pesce dell'anno scorso. Allora andrò a leggere prima le mail e poi andrei a farmi la partita di l'esordio di Europa League contro l'Arca e qualcosa. Allora, due mail, offerte di trasferimento per Gomez, 7 milioni e 3. Dal Newcastle questa l'andrei a trattare. Perché almeno Gomez, cioè, iniziamo a spoltire la squadra. Per forza. Tanto 7 milioni e 3 non è neanche male comunque. Il suo valore è 7 milioni, anzi. 7 milioni e 3 dal Newcastle. Ok, andiamola a trattare. Bella Benitez. Quando vuoi. Allora, 7 milioni e 3 il cartellino. Io lo aumenterei appena appena. Facciamo 8 milioni e ve lo diamo. Vediamo cosa ci dice. Dai, 8 milioni. Neanche tanto. Comunque, 1 milione in più. Vediamo o ci manda qualcosa. No, ah, l'hanno accettata. 8 milioni. Buona, dai. Siamo guadagnati un milioncino in più. Ok, anche Gomez, se tutto va bene se ne va. Tanto per Abate hanno accettato l'offerta pure per Abate. Colloquio il giocatore Ciciretti, volevo ringraziarla, ma Ciciretti tu sei uno dei nostri titolari comunque, per forza. Ok, avanziamo che ci stiamo avvicinando all'esordio in Europa League.
Guimarães, Arca e Aberdeen come squadre. Dopo abbiamo l'Udinese. Però penso di chiuderla qua con l'Arca perché comunque. Ah, Abate venduto. Perfetto, siamo riusciti a vendere Abate. Ok. Comunque stavo dicendo, ragazzi, che penso di chiuderla dopo questa partita qua con l'Arca perché non voglio far durare tanto comunque sti video. Poi vabbè, dalla prossima puntata ricomincerò a fare tre partite alla volta. Questo giro c'è stato di mezzo il mercato, c'è stato di mezzo un po' di cose. Intanto esordiamo in Europa League a San Siro. Ragazzi, partita sentita, si torna in Europa dopo 3 anni, 3 anni e mezzo che non ci arrivavamo più. Vogliamo sbalordire, vogliamo tornare a essere grandi, la Sud ci crede. L'allenatore pure, il presidente pure. E incomincia Milan Arca Godina. Ecco l'Arca che prova subito ad avanzare, ancora l'Arca. Ancora si attaccano. Tutti i passaggi fanno, la difesa si muove bene. Vediamo se riusciamo a fregare la palla. Ancora, tutti questi passeggini qua fanno. Aia! Già che Attenzione, papera! prova a partire il tiro. Pallone che finisce Papera del loro largamente sul attaccante che fondo. la Ecco occasione manda buona. in Assolutamente tribuna. intenzioni, palla che non ha Però preso il vabbè, giro voluto, meglio terminando per la sua noi. corsa lontana, lontana. Rinvia Gigio per Bonucci, Bonucci per Conti. Conti alza la testa, finta, la passa a Cicciretti, ancora almeno con Cicciretti, Chissà che ora gioca proprio Cicciretti, lui Verdi, come Verdi che giocherà avanza, adesso. Da Verdi vedere, in mezzo sicuramente per Di non penso. Il giocatore Francesco. prova a Ancora cambiare tiro al impostazione, volo prova a inserirsi. e Cutrone in mezzo, 1-0 Milan, e Cutrone che si trova lì in mezzo con la palla a tre piedi, schiaffo, gol, Addosso, 1-0 ecco Milan, chi vedete. bella, Si riparte a giocare con ci l'indossato stava del dai Milan sto e gol, un adesso po' di sulla palla. fortuna però ci sta, oh ma qual è fallo, vabbè, regola del vantaggio penso, ancora Donnarumma, Donnarumma, Bonaventura. Occhio alla Buonaventura per postura Cutrone, indietro interessante. per Di Francesco. Di Francesco vede Verdi. Può controllare palla senza fretta. Ancora prova a ripartire, ma chiude bene il Milan con Conti. Conti, Conti per Baselli. E Baselli vede Baselli. Cicciretti. Cicciretti, Serena 1-2, boom. E c'è la conclusione. Ancora il Milan in Opportunità. mezzo. Cerca il Ah. traversone. Parata sicura sul Cicciretti la pallone. tira piano, si tira. Prova a riavviare l'arca. Ancora con il loro attaccante, ancora l'arca che la batte sulla sinistra. 1-2 tra i due attaccanti dell'arca. Chiude bene però il Milan con Barreca. Barreca che vede Conti. Ancora il Milan con Conti. Conti. Conti, ancora Conti per Cicciretti. Cicciretti, Cicciretti di velocità, vede Cutrone libero. Ancora il Milan Si con avvicina alla rete, Cutrone, c'è spazio ancora davanti a sé, Cutrone, respinge provando, ma può mette il essere pericoloso. piattone di Ecco chi Francesco, torna più 2-0, forte, si lui fa un slotta recupero anche per di gli avversari Francesco, e ancora Francesco dopo la prova a deludente ricambiare partita palla, contro ma la non torna più da Lazio, solo, anche perché oltre a tentare di recupera segnare, diciamo crediti, segnando il 2-0. Dai, questa la vedo hanno bene raddoppiato, comunque. adesso sono avanti 2 a Il 0. Milan c'è, il Milan ci crede, vuole vincere, vuole andare avanti in Europa e lo stiamo dimostrando, comunque dopo 38 minuti essere già 2-0 è buono. Palla larga. Loro attaccano, però non riescono a fare comunque azioni Palla in concrete. mezzo dopo un buon intervento. E loro fanno due passaggi e la perdono. Il quarto uomo segnala dopo Ancora più di l'arca 20. che la prova a passare avanti di orgoglio l'arca, ma chiude Punta ancora l'area. bene Barreca, ancora lui, Barreca vede Di Francesco, ancora Di Francesco, si inserisce, Di Può Francesco prova andare. il tiro con i Attenzione, pugni, il portiere pericoloso. Ha provato dell'arca, la ancora. manda in Il angolo. portiere ha risposto bene. Sta giocando benissimo oggi Pierre. Angolo del Milan al Ci sarà il corner per 45esimo. il Milan. Penso che sia l'ultima azione del primo tempo e dopo dovrebbe fischiare l'arbitro. Vede lunga Occhio al pallone in nessuno, mezzo. respinge la Difesa difesa infallibile sulla linea. dell'arca e fischia il fine Nell'arbitro dice che primo può tempo. bastare, ma da tutti che Siamo vogliono 2-0, 2-0 al
i tifosi sono entusiasti, bellissima. Di Francesco sto giro ci sta, dai, tre tiri e un gol ha fatto. Però anche Barreta ha fatto molto, è riuscito comunque a respingere per due volte il contropiedi loro. Sta facendo, secondo me, una buona partita in difesa con Conti, sì, e gli altri. In questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo. Ancora il Milan con Ciciretti, ancora Ciciretti si ferma. Vede Verdi, Verdi prende treggia per Ciciretti, ancora vede Cutrone, ancora Cutrone, 3-0, doppietta di Patrick Cutrone. Ancora attende il Milan, vanno ad insultare i giocatori del Milan. Cutrone, secondo gol in Europa League. Arca che ne ha presi 3, è dura, però si vede comunque la differenza tra le squadre, diciamo. Ancora che sbaglio dell'Arca, si capisce tutto ancora in Milan, si vede Di Francesco per Verdi, ancora Verdi, libero Verdi, 4-0 Milan. Il Milan che fa i contropiedi con gli sbagli dell'Arca, diciamo. L'Arca sbaglia, il Milan recupera palla, avanza e segna. È già la seconda, terza azione che facciamo così, con i loro sbagli. Adesso l'Arca che prova a giocare di orgoglio. Ancora l'Arca che prova a fare qualcosa. Comunque non ha fatto niente l'Arca. Penso che ha fatto un'azione, massimo due. Ancora che prova l'Arca, ma ancora il Milan con Bonucci che chiude tutto. Ancora Bonucci. Bonucci che la prova a passare per Ciciretti. Ciciretti per Baselli. Baselli vede libero Conti. Ancora il Milan con Conti. Conti per Ciciretti. Ciciretti in mezzo per Baselli. Ancora Baselli, vede libero Bonaventura. Jack Bonaventura prova il tiro da fuori area, manata del portiere, la mette in rimessa laterale. Cambio per l'Arca. Siamo al 73esimo con risultato di 4-0, ottimo. Ottime sorge, direi. Con il Milan con Cutrone. Cutrone vede libero Di Francesco, 5-0 Milan, doppietta pure di Di Francesco, doppio Di Francesco, doppio Cutrone, e siamo 5-0 al 74esimo, facciamo schiattare un po' Ciciretti, facciamo entrare Mauri, intanto siamo sul 5-0, l'Arca comunque non ha fatto tanto, secondo me. Non ha giocato bene, non è che ha fatto la partita. Però magari gli ultimi 10 minuti si sveglia. Vediamo, Barreta per Baselli. Baselli, siamo al centrocampo. Capisce ancora l'Arca, però tutto recupera. Ma capisce ancora il Milan con Mauri. Mauri, nuovo entrato, bello fresco. Per Verdi, ancora Verdi. 6-0 all'83esimo. Diciamo che gli attaccanti hanno segnato tutti e tre. Hanno segnato, mi sembra, doppietta Verdi, doppietta Cutrone, doppietta Di Francesco. Siamo sul 6-0. Siamo andati a giocare, si può dire. Niente, l'attacco mi piace un casino, la difesa pure, il centrocampo adesso, ok che comunque come squadra non stiamo parlando di una squadra come l'Inter, come la Roma, come il Napoli, la Juve, però abbiamo retto bene, diciamo. Comunque essere 6-0, bella come partita, tutta la squadra ha giocato bene, sono molto contento. Mauri ancora di velocità, un nuovo entrato, Mauri vede Cutrone, Cutrone vede Verdi da fuori area, angolo, ultimo angolo, Verdi di testa, vediamo chi c'è, respinge l'Arca, ancora Bonucci da fuori area, 7-0, Leonardo Bonucci! Il capitano recupera, abbiamo già messo in cassaforte la vittoria. L'allenatore sarà contento. Il nostro capitano ha pure lui a segno. Nonostante il risultato non fosse in discussione. Siamo 7-0, 3 minuti alla fine. Adesso in teoria dovrebbe fischiare e basta. Tutti a casa.
L'arca che prova di orgoglio ancora e fischia l'arbitro, finisce questa bella partita 7-0, ragazzi. La curva in delirio. Un bel 10 per Bonucci. Adesso ragazzi abbiamo l'Udinese come avevamo visto prima, però l'Udinese la faremo alla prossima partita. Adesso avanziamo, però prima voglio sistemare un secondo la formazione. Perfetto, incarichi come CT della nazionale, perfetto, avanziamo. Ok, arriviamo alla partita contro l'Udinese, dopo abbiamo pure la spalle, ragazzi. Bella ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Voglio tantissimi like, un saluto da Mr. Cuffè, bella!